So if like Italian devotee or other devotee, some kind of question or some sharing, then we can also help, because today is supposed to be question and answer time. So if some Italian devotee or other devotee, have some question, then we may start in this subject matter. So okay. The previous week, Jayananda Maharaj dice, siccome questo è un programma dedicato alle domande e alle risposte, se qualche devoto italiano ha qualche domanda da fare oppure una condivisione da fare, italiano ma anche non italiano, ha qualche domanda da fare, qualche condivisione da fare, cioè lo ascoltiamo. The previous week Gurudev gave homework to meditate on the second reason of Mahaprabhu's appearance, and this sì. Day devotees would be expected to give some answer. Esatto. To give some sharing on that. So maybe we can esatto. take back from that maybe. Sì, Shridhar dice, in realtà la scorsa settimana Gurudeva ci aveva dato un compito da svolgere, e cioè che di meditare sulla seconda ragione della discesa di Mahaprabhu, come spiegato nella Dilila. E c'era una domanda specifica a cui bisognava rispondere, che era: cosa vuol dire esattamente che Krishna vuole gustare la sua stessa dolcezza? Che questa è la seconda ragione. Però Gurudeva voleva che ognuno di noi rispondesse, meditasse e rispondesse. Quindi se qualcuno qualcosa, Shridhar dice, cominciamo da qui. Io posso dire una cosa, se posso? Ho semplicemente riletto... Mi sentite? Sì, sì, perfettamente. Okay. Io pure, tutti sentiamo bene. Ok, ho riletto i versi della Dilila, capitolo 4, e sono dei versi molto belli, e, cioè sinceramente io non dico, l'ho letti e riletti e sono molto belli così, secondo me la risposta la danno i versi per quello che riguarda la mia comprensione. As far as my understanding, since I read the those verses of Adilila chapter 4 regarding the second reason of Mahaprabhu appearance, I felt that reading those verses, there is already the answer there. Why Krishna, what does it mean that Krishna wanted to taste its own sweetness? Can you hear me? I mean, those English-speaking devotees, can you understand me? Yes, yes, we could hear, we could understand. Thank you. Thank you. Okay. So, in these verses, Krishna, it is said that Krishna's sweetness is the limit. There is nothing more sweet than this sweetness. At the same time,
this sweetness is expanding more and more and more. E io sto dicendo che in questi versi è spiegato come viene detto che la dolcezza di Krishna è tale che il culmine di ogni dolcezza, che non c'è niente oltre questa dolcezza che sia più dolce di questo. Allo stesso tempo però viene detto che questa dolcezza si espande in continuazione, non è statica. At the same time, in this part, it is explained that Radha's love is also the limit of love. There is nothing, no love beyond much greater than hers. And that at the same time, this love is always expanding more and more. E allo stesso tempo viene detto che la dolcezza, l'amore di Radha per Krishna è in continua espansione, benché sia al culmine, cioè oltre quest'amore, non c'è altro amore più grande. Nonostante questo, si espande sempre, sempre di più. And I was thinking that this is a kind of situation that can be explained only by the Beda Tattva principle said by Mahaprabhu himself. Allo stesso tempo, leggendo questo, ho pensato che in un certo senso questa situazione fa parte di quel principio filosofico di Beda Tattva, come spiegato da Mahaprabhu, che è questa dolcezza di Krishna e la dolcezza di Radha, non c'è niente al di sopra di questo, nonostante questo sono in continua espansione. E questo mi ha molto colpito. So it is something like the sweetness of Krishna is increasing more and more, and at the same time Radha's love for him is increasing more and more without ending. So and this is something really amazing. And so and of course, to answer some way to the question, Krishna cannot taste himself. The sweetness is a sweetness from his position. E da un punto di vista, quindi possiamo, così come ci dice la Chaitanya Charitamrita, Krishna non può gustare la sua stessa dolcezza dalla sua posizione, perché lui in quella posizione è l'oggetto dell'amore di Radha. Krishna cannot taste its own sweetness because in this position is the object of Radha's love. And to taste its own sweetness, he desired to take the position of Radha. E per gustare questa dolcezza, lui ha dovuto prendere la posizione di Radha, come Chaitanya Mahaprabhu. E in questo modo è diventato lui, Radha, lui è diventato, cioè è diventato solo nella posizione di Radha, lui può gustare questa dolcezza. So, for this reason, only from the position of Radha, he could taste
this sweetness. And also I remember that Gurudev very often says that love of Radha has no match, no comparison, because her only object of love is Krishna. Instead, Krishna has many girlfriends. Come dice spesso anche Gurudeva, ripeto che alla fine l'amore di Radha per Krishna non può avere paragoni, perché anche nei confronti di Krishna, perché Krishna è l'unico oggetto del suo amore, mentre Krishna, dice Gurudeva, ha molte amiche. And now I ask you, Jayananda Maharaj, to add something more, because I am sure you have much more to say than me. Or as a devotee, if some devotee want to share, it's very welcome. So Madhura Rasa explained very nicely. Sì. Se volete, mi è venuto in mente una cosa veramente breve, 30 secondi, molto breve. È, quando Prabhupada fece nei primi anni 70, fece il primo programma grande in India, mi sembra a Delhi, un grande pandal con una affluenza eccezionale, un signore fece a Prabhupada la domanda che di solito gli atei fanno ai teologi e li mettono in crisi. Allora un signore domandò se Krishna è onnipotente, può creare un peso che non riesce a sollevare? E Prabhupada rispose sì, e poi lo solleva. Per me questo qui è Prabhupada voleva parlare di Chaitanya Mahaprabhu, di Krishna, il fatto che lui teologicamente è la fonte anche dell'esistenza di Radharani. Posso però tradurre? Scusa. Prego, scusami. Questa prima parte. Grazie. Yasoda is saying that he's remembering that during the 70s, Prabhupada had a very big program. I don't remember where, Delhi maybe. Delhi. There were many, many people coming, and at a certain point, one man, probably an atheist, said, did a question, that kind of a question that atheists are used to do when they with a theist. And this man asked to Prabhupada, if God is all powerful, create a kind of something that is so heavy that he cannot himself lift. How to say? To move. To lift. And Prabhupada said, yes, he can, and at the same time he said, and then after he will lift it. And dopo mi son persa. Hai detto dopo? Sì, sì, no, avevo finito okay. Qui. E a mio okay. Allora, a livello sentimentale noi siamo ovviamente più rivolti verso Radharani, però a livello filosofico si può dire che Krishna è la sorgente dell'esistenza di Radharani, perché Krishna dice Aham Sarvasya Prabhavo, io sono
la sorgente di tutto ciò che esiste. E quindi da questo punto di vista la grandezza, l'onnipotenza di Krishna è che è effettivamente riuscito a creare un essere che lo supera, a emanare un essere che lo supera, e questo è Radharani. E lui, okay, per capire... Prego. Posso. Yasodhananda says that... he thinks that from a feeling point of view, we are more attracted and attached to Radharani, but according to my understanding, philosophically speaking, we can say that Krishna has the power to create something or a kind of energy of expansion that is more powerful than himself, and that is Radharani. Radharani Gurudev. Vai avanti. Gurudev is also there. Basta, e ora è Radharani Gurudev. Radharani Gurudev. Jai Gurudeva. Jai Shri Guru. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Radirade, Jai. Yeah. Hello. I show you Naniti. Hello, Niti. Hi, Carlo. Yeah. She's here. Wow. She's the... She's a good little teacher. Oh. One taking. Yes. Jai Shri Radhe. Jai Radhe. Yes. Radhe. Radhe. Yes. Jai. 1 minute. Moment ago. You talk. I'm coming. 1 minute. Ok. Gurudev dice parlate che ritorno fra un minuto. Tesoro, dicevi qualcosa? Cioè, ho dimenticato di tradurre qualcosa. Ho concluso quello che hai tradotto te. Prabhupada, a mio parere, ha voluto parlare di Chaitanya Mahaprabhu, cioè di Krishna che vede Radharani come insuperabile, fa uno sforzo per entrare nei suoi panni e comprenderla, però come hai osservato te prima, tutto è sempre in evoluzione e quindi Chaitanya Mahaprabhu deve scendere, deve apparire di continuo per assecondare questa evoluzione di Radharani. E fine, ho detto tutto. Grazie. So the conclusion of Yasoda sharing is that making that example, Prabhupada wanted to speak about Mahaprabhu because Krishna has to make a kind of effort to understand, to be in the position of Radharani. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Radhe. Radhe Gurudev. Radhe. Jai Radhe Gurudev. Haribol. Jai Radhe. Haribol Gurudev. Haribol. Yeah. Yeah. Radhe Gurudev. Radhe Radhe.
Sammy. So nice to see you. What you are telling? Again, I want to listen. Till now, me said something, and also Yasoda said something, and Jayananda Maharaj was I'm listening. I'm listening. Okay. Then the conclusion is that since there is a kind of a competition between the sweetness of Krishna and Radha's love, because they at the same time increase more and more, so Chaitanya Mahaprabhu has to appear continuously to be part of this competition. Yes, all that said. I know, listen full. You have to repeat again, then I can answer. Okay. Also, what I said in the beginning, or what Yasoda Nanda said? Yeah. Beginning is important. From beginning, I just repeated what it is already written in Adi Lila, chapter 4. Because the question, if I don't remember, if I remember well, was what does it mean that Krishna wanted to taste his own sweetness? Wanted to taste his own sweetness, and he didn't know how to do it from his position. And in Adi Lila it is explained that there is a kind of competition, because although no competition, no wrong, no, you have to read this line. Right, completely. Unfortunately, yes. They, I think the word they, is not right, completion. No, but in the sense that in the sweetness of Radha the sweetness of Krishna increase continuously, at the same time Radha's love is increasing more and more. And No. Always. First vision of appearance of Krishna to release the mood of Radhika. For that he becomes subject and Radhika become object. La prima ragione dell'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu è stata che Krishna voleva gustare la posizione di Radha, quindi Radha è diventata l'oggetto e Krishna è diventato il soggetto. Yes. Subject means whole life. Before, if you see in the scripture, God is the object. Prima abbiamo visto nelle scritture che Dio è l'oggetto. But here, Radhika is object and God is the subject. Qui vediamo invece che Radhika è l'oggetto, cioè che Radhika è l'oggetto e Krishna è il Dio è il soggetto. Sridhar, you have a Chaitanya Chaitamrita near to you? Any place, anyone? Anyone? Sorry. Near Chaitanya? I have Gurudev. I have Gurudev. Can you read them? Okay. I'm reading Adilila chapter 4, introduction. Introduction. Yes. In this chapter of the epic Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj Goswami has stressed that
Lord Chaitanya appeared for three principal purposes of his own. See, his purpose. Three principal purposes. Quindi in questo, all'inizio di questo Chaitanya, l'introduzione di Krishna Das Kaviraj Goswami dice che Krishna è apparso come Chaitanya Mahaprabhu per tre ragioni che lo riguardavano, che riguardavano lui stesso, come ha sottolineato Gurudeva, lui stesso. The first purpose was to relish the position of Srimati Radharani, who is the prime reciprocator of transcendental love of Sri Krishna. La prima ragione è che lui voleva gustare i sentimenti di Srimati Radharani, che è reciproca con il Signore Krishna. Did this explain me? E questo spiegamelo. No, Madhuri Anasa, you explain in English. I explain. Yeah. But you will translate how? You have to explain to Italian, so you have to explain me. Okay, I will try, Gurudev. Krishna wanted to experience the feelings that Radha's has for him. He cannot do from his position because in this position is the object. So he cannot feel. Yeah. The same feeling. So he should take the position of Radha and become subject. He took the position. Nobody can be Radha and nobody can be Krishna. Okay. Then what third position is that? Became Mahaprabhu. No, became Dasi. Became a Dasi. Ok, I will translate, Gurudev. Allora, io gli ho detto, mi ha detto, spiegalo tu. Io ho detto perché Krishna voleva gustare i sentimenti di Radha, ma non lo poteva fare dal momento che la sua posizione era di oggetto e Radharani il soggetto. Quindi gli ho detto... lui ha dovuto prendere la posizione di Radha e lui mi ha detto no, nessuno può prendere la posizione di Radha, nessuno può prendere la posizione di Krishna, lui ha preso la posizione di una Dasi. Right, hai detto? What happened? So shall I read? I don't know. Gurudev is there? Gurudev want to say? Okay. I don't understand if Gurudeva is still there. Yeah, I'm here. Okay, so we go on reading Gurudev now. Yeah, so meaning Krishna left his position as a Krishna himself. He want to relish the mood of Radhika, means he has to work under Radhika. Se lui significa questo, che se lui voleva gustare i sentimenti di Radhika, doveva
è lavorare, agire sotto Radhika, sotto la, la direzione di Radhika. Atto Radhika, man è lady. Radhika's lady, female servant is a female, not a male. È una servitrice, Radhika è una è femminile, è solo un'altra ragazza può, può essere la sua servitrice. So that is the mood of Radhika. That is the servant of Radhika, student of Radhika, Krishna become. Quindi Krishna è diventato lo studente di Radhika, è diventata la servitrice di Radhika. He accept this. He desired this. Lui ha desiderato questo e lo ha accettato. So he became Manjari. Yes. Sì. This is Chaitanya mercy that by becoming conscious we can feel it. Without taking shelter of consciousness, we cannot understand it. E questa è la misericordia di Chaitanya. Se noi diventiamo coscienti, possiamo provare questa misericordia, sentirla, ma se non diventiamo coscienti, non possiamo. It's a very special thing. È qualcosa di veramente molto speciale. Read again more. Okay. Yeah. The first purpose was to relish the position of Srimati Radharani, who is the prime reciprocator of transcendental love of Sri Krishna. Yeah. Lord Krishna is a reservoir of transcendental loving transactions with Srimati Radhara. The subject of those loving transactions is the Lord Himself, and Radharani is the object. The object. Wow. Quindi l'oggetto di questi scambi, poiché Krishna è il Signore di questi scambi d'amore, di queste relazioni d'amore, lui è il soggetto e Radharani è l'oggetto. Miss Jananda Maharaj. Yes, Gurudev. Can you say, check, say me? One is Krishna who want to take the, relish the mood of Radhika. So Radha and Krishna is there. Yes, and this one, this changing, because before Krishna is object, and Radhika is subject. Yeah. In other words, Krishna is God. Uh-huh. Radhika is servant of God, but this time they change position. Uh-huh. Radhika's like ultimate goal of ultimate the absolute truth, summum bonum. And then God becomes servant of Radhika. Yeah. That is so here three things you see, huh? Servant also see, and Radha and Krishna also see. Right? This is summum bonum. Yes. Allora, traduco. Allora, Jananda Maharaj ha detto che prima Krishna era l'oggetto dell'adorazione, dell'amore di Radha, poi Krishna ha desiderato la posizione di servitrice ed è diventato quindi il soggetto. L'oggetto è diventata Radha e Krishna è diventato l'oggetto. E poi
questo quindi ci sono tre diciamo parti in questa in Mahaprabhu, nell'apparizione di Mahaprabhu. C'è Radha, c'è Krishna e ci sono le servitrici. E questo è il summum bonum, cioè il bene supremo. Because, see, two things is there. You see the Srimad Bhagavat introduction. Prabhupada write, one is a controller, one is absolute truth. Ci sono due cose, come viene spiegato nell'introduzione allo Srimad Bhagavatam da Prabhupada. Uno è il controllore e una è la verità assoluta. What you want to see, absolute truth or controller? They are not in one level. Cosa volete vedere, la verità assoluta o il controllore? Non sono allo stesso livello. Right? Jananda Maharaj? Yes. Different. Absolute truth and controller is not in same? No. This Prabhupada is writing. The conception of God and the conception of absolute truth is not same. Means same different. Level. No. Different level. That has to decide. Sì, chi ha chiesto conferma, Gurudeva Jananda Maharaj conferma, dice sì, controllore, verità assoluta, sono due cose differenti, sono a un differente livello. If you want to see absolute truth, sunam bonam, then see the Chaitanya Charitamrita. And if you want to see controller, then you stay there where you are. Se volete vedere un bonum, allora dovete leggere la Chaitanya Charitamrita, ma se volete invece vedere il controllore, allora state dove siete. Then you can see controller, power, his majesty, and then system is going on like this. Controller, power, sinner, His Majesty. Se volete vedere la sua maestosità, il suo potere, allora quello è il controllore. Yasodhananda, what like to see? Yasodhananda, cosa vuoi vedere? Cosa preferisci vedere? Absolute truth or controller? La pizza. Ah, io so. No, la verità assoluta, certo. The absolute truth. Then forget controller and opulence and power and this, his majesty, forget. Allora devi dimenticare il potere, il supremo controllore, la sua maestosità. Scordateli. The controllers want to forget and he want to be servant of love. Perché è il controllore stesso che vuole scordarsi, dimenticarsi di esserlo e vuole diventare la servitrice dell'amore, servitore dell'amore. It takes long time to accept it. It's not easy. Ci vuole tanto tempo, ci è voluto tanto tempo per accettarlo. Non è una cosa semplice. So, read more Maharaj. Yes, Gurudev. Just the subject, the Lord wanted to relish the loving mellow in the position of the object Radharani. Wow. Il Signore voleva gustare il dolce sentimento nella posizione di oggetto di Radharani. Yep. Jananda Maharaj.
Yes. Here I see three things. Radharani is lover Krishna. Radharani who want to, this object want to be subject is a third person. Three person I see here. Yes. I don't know why this is happening. So therefore Gurudev say, in the Chaitanya Mahaprabhu, three person, three perspective. One is Krishna, one is Radharani, one is Radharani's maid. Hare Kaprabhano vai. Gurudeva dice, io vedo tre persone. Hare Kaprabhano che ne? E Jayananda Maharaj dice, sì, ci sono persone, tre aspetti, ma due Radha, una è Krishna e il terzo sono le servitrici. But generally speaking, someone did this sentence, so we think only Radha and Krishna. But actually, here mentioned, want to relish the position of Srimati Radharani. Who Ma can? Viene who detto can, che, sorry, viene detto che ci di solito che c'è solo Radha e Krishna, però qui viene spiegato che Krishna vuole prendere la posizione di servitrice, servitore di Radharani. Allora Jayananda Maharaj chiede. So then, who can relish the position of Radharani? Only servant of maid servant of Radharani could relish the position of Radhika. That is Gurudev's point. Quindi il punto di Gurudeva è che chi è che può gustare, chi è che può assaporare la posizione di Radharani, il sentimento di Radharani, soltanto una servitrice di Radharani, e questo è il punto di Gurudeva. So therefore, yes, actually, Krishna, Radha and Krishna, past time, only the servant of Radhika can see. Yes. If you want to, Krishna want to be that. That is different issue. But Radha Krishna pastime, only Radha's servant can see. This is the point. So he wants to see, he has to be that. E quindi, in realtà, chi è che può vedere i passatempi di Radha e Krishna? Soltanto le servitrici possono vederli. E questo è il punto. But this medical term Radhika is hidden in sense. Bag mein ho, huh? Only someone who could taste. Yes, only Rashika Vaishnava could figure out. Bula. Excuse me, can you repeat, please, Jayananda Maharaj? Okay. So, this say, if we read superficially, we don't understand Manjari is there. But someone who knows Rasa, someone who could taste this Rashika, you know, Rashika Vaishnava could understand this Manjari is there. Manjari is hiding in this explanation. Chi magari fa una lettura superficiale riesce a vedere soltanto Radha e Krishna, ma i devoti Rasika possono vedere, che sono a loro volta delle Manjari, possono vedere che in questa spiegazione ci sono anche le Manjari. Actually, in these three reasons, indirectly or directly, Babo Uras Sarasa is there. Quindi in questo, direttamente o indirettamente, c'è il Babo Uras Sarati.
Gurudev, can we read? Go ahead. You are busy. Go on. Okay. The second reason for his appearance was to understand the transcendental mirror of himself. Lord Krishna is all sweetness. Radharani's attraction for Krishna is sublime. Quindi la seconda ragione della sua apparizione è che Krishna voleva gustare la sua stessa dolcezza. Quindi la dolcezza di Krishna è l'amore di Radharani, che è qualcosa di sublime. I'm sorry. And to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radharani. Quindi, per comprendere questa attrazione trascendentale e la sua dolcezza, Krishna ha accettato la posizione di ha accettato il sentimento di Radharani. I think this verse also related Bhagavad Gita 10, chapter 10, 15 verse. Yeah, in this verse, second one, how somebody can see himself, his face. Krishna want to see his face. What is the relishment? He has to come to the mirror to see himself. So this is the manjari. Quindi Gurudeva dice, Radha Krishna, Radha Rani is how much loving to Krishna and how much he loves to Radha, he has to become third person to check this. That is manjari. Manjari can see this. Are manjari na dekh sakta hai ki Radha Rani ka prem kitna, Krishna se Krishna ka prem Radha se kitna, Krishna kaise dekhenge? Radharani, se voi volete vedere la vostra faccia, non potete farlo. E così Radharani, per gustare o vedere la sua dolcezza, aveva bisogno di questo specchio. E questo specchio era il sentimento di Radharani. E chi è che può vedere sia la dolcezza di Krishna che il sentimento di Radharani? Sono le manjari, solo loro possono vedere entrambi. If you want to see your face, you can see without mirror. And when you cannot see your face without mirror, how Krishna can see his face and in mirror, without mirror? So mirror is third person who is showing to him. Krishna himself becomes third person, small mirror to see himself. Quindi, se voi volete vedere la vostra faccia, avete bisogno di uno specchio. Allo stesso modo, Krishna ha avuto bisogno di uno specchio per poter vedere questa faccia. Ha avuto bisogno di una terza persona, e questa terza persona è colei che ti permette. Che ha permesso a Krishna di vedere se stesso, di sperimentare la sua dolcezza. Right, Jananda Maharaj? Yes, yes. You have to think on that. Not yes. Say yes. You say, huh? I will think on that. I will check. Yeah, I understand. Without mirror, I cannot see my face. Krishna cannot see, Radhika cannot see with her face. How mirror is so important, and this mirror
is Manjari, who shows Krishna himself become mirror. Krishna can do what he likes, right? Yes. Krishna può fare quello che vuole, giusto? E lui, per vedere se stesso, lui non può vedere la sua faccia, Radharani non può vedere la sua faccia, hanno bisogno di uno specchio. Allora Krishna, per vedere se stesso, è diventato lui stesso uno specchio, cioè una Manjari, perché soltanto le Manjari possono vedere Krishna e Radha. So important. Radhe, Radhe, Gurudev. Radhe. So they actually they are the doer, and only Manjari is the viewer, Gurudev. They Mohan has to take this position of viewer. No chance otherwise. And even Radhika cannot show him because she is also lost in her own love. Yeah, both cannot explain their. And they have no words to explain. Somebody has to see and understand. So Krishna wants to see and understand, so he has to become mirror. And that I say Manjari. Gurudeva, prima Suniti ha detto, quindi loro sono quelle che osservano, mentre Radhe Krishna sono coloro che agiscono. Gurudeva ha aggiunto, sì, è così, quindi poiché loro non possono vedere se stessi, Krishna non può vedere se stesso, Radha non può vedere se stesso, hanno bisogno di uno specchio, e questo specchio sono le Manjari, yeah. E Krishna è voluto diventare uno specchio, cioè la Manjari. आप हिसाब करके तो अभी फाइनल करते हैं कि लगा दो बोलो हिसाब करके बताओ हमको अरे हमको बताओ ना हिसाब निकाल के दो हमको बताओ मैंने भी बता दिया anche questo è veramente molto molto importante आप लिखिए bisogna riflettere su questo. Yeah, here, Gurudev, very interesting, I feel. Because Suniti did say, Suniti say, Manjari is viewer. Also, Krishna is seeing Manjari because Radhika's feeling reflect Manjari's heart. So therefore, in that sense, Manjari is like mirror. Quindi, Gurudeva, quello che tu hai detto è molto, molto importante, perché Krishna vuole diventare questo specchio sono le Manjari, e le Manjari non sono altro che il riflesso dei sentimenti, sono lo specchio che riflette i sentimenti di Radharani. Come sì, come diceva prima Suniti, cioè che le Manjari sono coloro che guardano. Radhe, Radhe, volevo fare una domanda. Sono Vrajabhasi Uddhava. Jai Madhurya. Ciao. Ciao. Volevo chiedere, è interessante, no, in questa seconda ragione dell'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu, che बोलोगे तब कहाँ है बोलो कह दो कि लाके रख देगा मंदिर में दे देगा फोन कर दो उसको हेलो देयर इज अ क्वेश्चन गुरुदेव या Vrajabhasi Uddhava
That's a question. Uh-huh. Yeah. Dicevo che è interessante in questa seconda apparizione di Chaitanya Mahaprabhu il fatto che viene usata la parola understanding, no? Per comprendersi, per capirsi. Però è interessante il fatto che Krishna, per comprendere le sue qualità, la sua dolcezza, non usa la Sandini Shakti, no? La Chit Shakti, che sappiamo, no? Generalmente che è l'energia, è il potere di conoscenza. Ma invece ti interrompo, bisogna dividerla in due un pezzo alla volta. Sì, sennò prego, prego, prego. Comunque la parola esatta non è comprendere, ma gustare. Gustare, però è conoscere, no? In un certo senso è sperimentare, no? Okay. Allora mi spiego questa, gli traduco, scusa, questa prima parte. Vediamo quanto Deva ascolta, però, se no. Sì, sì, infatti, adesso è preso, visto. Quindi categoria me la gene. A pani bardana, vai pani bardana. Grazie. Hello. Hello, Gurudev. Uddhava is this question. He's saying it is interesting this second reason for the appearance of Mahaprabhu, where it is said that Krishna to take some sweetness. He didn't use his Sandini energy. Ma si pone invece Sandini and Aladini, you know? Ma sai cos'è Sandini e Aladini, what is that? Aladini e Sandini cosa sono? Te lo chiedo. La Sandini è il potere di conoscenza, di conoscere. Invece l'Aladini. Sandini is the power of knowing. L'Aladini. E l'Aladini Shakti invece è la potenza di piacere, di amore. The Ladini energy is the power of love. That is Radha. Of pleasure. Questa è Radha, dice Gurudeva. Understand. I understand your question. Aladini is there. Sandini means? What is? What is Sandini Shakti? Sandini is a kind of Sandini is like a Nitai Balaram and Sandini connected, right? Or what? Yeah, Sandini is the kind of expand to kind of existence. Energy. Yes. No, I'm sorry. I would say Sambit. Yes. Sorry. Yes. To knowing is Sambit. Sambit. Yes. I would say Sambit. Sorry. Sambit. The knowledge energy. Yes. Sì, c'è stato un attimo di confusione fra Sandini energy e Sambit energy. What is meaning of this? Jananda Maharaj sta spiegando che la acknowledge. Gurudev? Acknowledge, right? Yes. You acknowledge Radhika. This is Aladini acknowledgement. È il processo di conoscenza.
E questa è Radha. Questa energia. Acknowledgement has to come. E il processo di conoscenza deve esserci. That Chaitanya is giving us. È Chaitanya che ce l'ha dato. Understand, Kriya? È chiaro adesso? Sì, grazie. Yes, thank you. Yes. You have to believe. That is absolute truth. Sonam bonam. Dovete credere. Where the all and flow. Che la verità assoluta, il summum bonum, dove tutto fluisce. Understand? Ujara? But house, go take her, no? कहाँ प्रशांत भैया को फोन करके बात करो और प्रशांत भैया हैं कि नहीं उनको फोन करो ना भाई और घर नहीं फिर करो अरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि आप ज्यादा लगा रहे हो भैया एक और आदमी आके देख दिया तो आप ठीक से रेट लगाओ ना आप तो अपने आदमी हो यार बराबर आप काम करते हो ऐसा क्यों करते हो Radhe, I think it is more easy to stay in the personal relationship than thinking or talking about energies. Then it's more easy to understand. Suniti dice, penso che sia più semplice rimanere a livello delle relazioni piuttosto che parlare di energie, e questo è anche più semplice da comprendere. When we feel that Krishna wants to taste Srimati Radhika's position, he wants to feel what is happening actually from the position of a servant, and of course she is the highest servant, but then Manjari is inclusive because only they can reflect, only they can be the mirror to them. E Suniti dice che quando che soltanto le Manjari possono essere lo specchio, lui dobbiamo vedere dalla posizione di Krishna che Krishna vuole gustare sentimenti di Radharani. Questo è possibile soltanto essendo uno specchio, è lo specchio dalla posizione della servitrice, e sappiamo che la servitrice suprema è Radharani, e coloro che riflettono i sentimenti di Radharani sono le Manjari, che fanno da specchio. I was even in my meditation last week, I also got the homework, and I was feeling that Radharani is pleasure potency of Krishna, he wants to taste from this position. So I was feeling the pleasure potency of the pleasure potency is the Manjaris. So only they can access or give that to us. And quindi, even to Krishna. E quindi meditando su questa, diciamo, domanda, in questa, durante questi giorni, nella mia meditazione, ho capito che Krishna voleva prendere, gustare questi sentimenti attraverso la Ladini Shakti, e la Ladini Shakti della Ladini Shakti, e dice, e per fare questo è possibile soltanto dalla posizione di una Manjari, e Krishna ha preso questa posizione perché in questo modo ha potuto gustare questi sentimenti che Radha prova per lui.
E questo è possibile solo dalla posizione di Manjari, aggiunto. Do you agree, Gurudev? The Manjaris are the power, the Ladini Shakti of the Ladini Shakti, like the pleasure potency of the pleasure potency. Gurudeva, tu sei d'accordo che le Manjari hanno questo potere, che loro sono la Ladini Shakti della Ladini Shakti? Gurudev, maybe. Yeah, I agree, Suniti, because pleasure-giving potency means to please his Ishta Deva or Ishta Devi. So in that sense, someone who can give pleasure, that means, you know, the kind of like a pleasure-giving potency. In that sense, you know, you are right. So therefore, Manjari is sometimes, you know, we say highest because he can give pleasure even Srimati Radharani. So, Jayananda Maharaj dice che lui è d'accordo con Suniti perché Ladini Shakti vuol dire quell'energia che è in grado di dare piacere. In questo modo, poiché le Manjari danno piacere anche a Radha, loro sono la Ladini Shakti della Ladini Shakti, come ha spiegato Suniti. I don't know. Maybe Gurudev was internet, maybe. Yes, maybe internet is frozen. Yeah. And also, now, you know, so now time is very, very. Oh, we are out of time. We are out of time. Yeah. Of course, you know, very good, you know, very good. But I don't know Munga Raj Mandir, they are joining ROT or not, but I could not see them. Especially I feel Gurudev want to give us the understanding this three reason of Mahaprabhu's appearance. That reason is connecting or actually representing Manjari Baba. Jayananda Maharaj dice: penso che Gurudeva vuole che noi capiamo che le tre ragioni per l'apparizione del Signore Chaitanya sono strettamente connesse col Manjari Baba. Because I don't know, we may have time to read three reasons to taste this Radhika's love. Go on, please. Or, you know, Radhika's tasting in their viras, their lira. So this person, only Manjari can feel Radhika's love, and only Manjari can taste this love of Radhika. Questi sentimenti di Radhika soltanto le Manjari possono gustarli, e soltanto le Manjari possono provare, sperimentare questi stessi sentimenti. So therefore, this three reason, I feel this three reason is Radha Tattva and Krishna Tattva and also Baba Urasa Rasa, this Manjari's. Quindi io sento che
queste tre ragioni per l'apparizione di Mahaprabhu. Uno riguarda il Krishna Tattva, un altro il Radha Tattva e un'altra Bhavolasa Rati Tattva. So therefore Manjari is inside, three persons is there. Quindi ci sono tre persone in Mahaprabhu. But this no book mentioned. Incluse le Manjari, e questo però non viene menzionato da nessun libro. This is only some Rashka Vaishnava could feel and could understand. Questo è qualcosa che può comprendere soltanto un Rashka Vaishnava, può comprendere e sentire soltanto un Rashka Vaishnava. And also I feel this relate to Ramandaya and Chaitanya Mahaprabhu conversation also. Penso anche che tutto questo è molto connesso con la conversazione fra Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Rai. So I don't know. So Gurudev it seems disconnecting, freezing. We don't know what to do. May. Hello? Oh, Gurudev, you appear. I'm listening. Listening, huh? Wow. It was switched off. Uh-huh. Okay. Very good. So I don't know, you hear my words. Actually, what I see, one is an Eastern star. First one. Yeah. Second is a Sarup Nishtha. Yeah. And third is a Leela Darshan. Yeah. Gurudeva dice, riguardo a queste tre ragioni, io posso vedere che uno è Istanista, la seconda è Svarupanista, e la terza sono i Lila, la manifestazione dei Lila. Without Sarup and his Lila is not Darshan. Right. Sì, se senza Svarupa e senza i Lila non c'è Darshan. First is Istadev. Second is Sarup. Quindi la prima è l'istanista, cioè stabilire la propria divinità adorata. Secondo è svarupanista, stabilirsi nella propria forma spirituale. E terzo sono i lila. Però non c'è darshan senza questo. Non può esserci darshan, non può esserci la manifestazione, la visione. Believe and accept that Radha is your step. Second, you have to try to get the Sarup to see Radharani, because Krishna is showing us to do that way. And third, then you see all the last pastime, you will understand very clearly. Quindi third is Leela Darshan. You see, third is Leela Darshan. Read the third reason. What is the third reason? Say. Okay, third reason. The third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani. You see. Quindi Gurudeva ha detto la prima cosa è credere in Radharani, stabilire lei come nostra Istadevi. La seconda cosa è cercare di ottenere la Svarupa, cercare di avere la Svarupa. Terza cosa, cioè la forma spirituale. Terza cosa,
Allora, a quel punto si manifesta la gibt oder die Liebe gibt und deswegen ha voluto anche che si leggesse la terza ragione. Jainanda Maharaj ha detto la terza ragione è che Krishna voleva gustare gli stessi sentimenti di Radha. Ah, band kar dete ho, khula rakho. Hawa aayegi to aise khula, lock nahi karo. Ausflug. Im Flugzeug wechseln, oh mein Gott. Und wenn selbst im Krankenhaus ist. Suniti, Mike. स्टिक आया कि नहीं आज नहीं है सो इष्ट निष्ठा स्वरूप निष्ठा एंड लीला दर्शन यू सी रीड ऑल थ्री इन थर्ड वर्ड यू विल सी read Jainanda Maharaj. Yes, Maharaj. Yes, yeah. Gurudev. The third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani. Manjari can see. The Lord thought that undoubtedly, Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani. Yes, Radharani. Pastime on earth. Yes, pastime. But the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Radharani. Quindi Gurudeva di nuovo ha ripetuto da prima istanista, svarupanista e terzo il darshan delila e ha chiesto a Jainanda Maharaj di rileggere la terza ragione. Jainanda Maharaj leggeva che la terza ragione per Krishna era lui vedeva che Radharani gustava in questo scambio, nei loro lila gustava più di quanto lui stesso gustasse. Radharani felt more transcendental pleasure. No. Radharani provava un piacere superiore. Krishna si accorse che Radharani provava un piacere trascendentale superiore a quello da lui sperimentato. Radharani felt more transcendental pleasure in the company than he could understand without taking her position. But lui non avrebbe potuto comprenderlo senza prendere la sua posizione, ma but for Sri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible because that position was completely foreign to him. Ma per Krishna era impossibile gustare quello che lei provava perché quella posizione di Radharani è sconosciuta per lui, era impossibile.
Why foreigner? Why foreigner? Because the Manjari is foreigner for him. Perché era completamente sconosciuta a lui? Perché le Manjari sono sconosciute per lui, dice Gurudeva. This was born, he never understand that Manjari bhav is so highest. Yes. Lui mai aveva compreso che il Manjari bhav è così elevato. So Krishna says foreigner to me. I'm foreigner for this. Because so relishing. E Krishna stesso ha detto, ma questo sentimento, questo gusto trascendentale è totalmente sconosciuto, quindi mi è straniero. How I can understand Radhika's mood? How I can understand Krishna mood? So Krishna want to be a Manjari and this is foreign for him. E come fa, posso comprendere il sentimento di Radha? Era completamente qualcosa di completamente estraneo a lui. Ed è per questo che lui ha voluto prendere la posizione di una Manjari. This is Gurudev say 5,000 years ago philosophy and Mahaprabhu's appearance is the kind of philosophy, not the philosophy, kind of taste is completely different. Excuse me, can you repeat the first part? Okay. So 5,000 years ago, Vyasadeva spoke Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam only speak only Gopi Baba, Mahababa in Rasa Lila, that is in highest. Sì, 5,000 anni fa nello Srimad Bhagavatam c'è l'unico sentimento più elevato di cui si parlava era il Gopi Baba. E questa era, sì, la posizione più elevata, il sentimento più elevato. But here, Mahaprabhu appeared, and then Mahaprabhu was show us highest Baba, Babo Urasarasa, Manjari Baba. Ma poi è apparso Mahaprabhu e ci ha mostrato qual è il sentimento ancora più elevato, è il Babo Urasarati, è il sentimento delle Manjari. So therefore, without understanding Mahaprabhu, we could not understand really Radha and Krishna's intimate pastime. Quindi, senza comprendere Mahaprabhu, è impossibile per noi comprendere i passatempi intimi di Radha e Krishna. I think this is Gurudev want to say and we want to show us. Penso che questo è quello che Gurudeva voleva dirci e mostrarci. And one thing more I like to add. Jai Sri Radhe. Radhika knows exactly the feelings of Krishna. She knows everything about him. But he. Una cosa, dice Gaurasundara, che Krishna conosce esattamente i sentimenti di Krishna. But he don't know her feeling. This is a land he don't know. Ma lui non conosce i sentimenti di lei. Questa è una terra sconosciuta per lui. And one thing more he don't know. E in più un'altra cosa non conosce. This is the relationship of the Manjari towards Radhika. He don't know. He cannot understand. C'è un'altra cosa che lui non conosce, non può comprendere, ed è la relazione che c'è fra le Manjari e Radhika. Now we have to imagine this naughty boy who is climbing on trees to see what happened. Quindi possiamo immaginare che questo ragazzo un po' birbante che si arrampica
Sugli alberi cosa vuole vedere? And hidingly looking what they are cooking in Yashoda Ma's kitchen. E mentre loro stanno cucinando nella manine. So he is so naughty, he likes to know everything. Lui è birbante, vuole conoscere ogni cosa, vuole spiare. Very curious. Molto curioso. But there are two things he cannot get. Ma due cose non può tenere. So he has to surrender to Swamini and ask, oh please allow me, please show me. E quindi deve arrendersi a Swamini e dire per favore fammi vedere tu, mostrami tu. I think this is, we can get this in, on this way, when we understand his nature like our Swamini do, then we know he has to do this as Mahaprabhu. Quindi quando noi comprendiamo, conosciamo questo così come la lo così come la conosce Radharani, allora capiamo che questo è quello che fa Mahaprabhu. Here he can get this unknown land. He can, what Gurudev said, as foreigner. He is he entered this as a foreigner, and when he get it, then he is completely in ecstasy. Lui quindi è potuto entrare in questa terra straniera, e quando è entrato era completamente, totalmente in estasi. Yeah, very good. And even Krishna has to surrender to Manjari. Yes. Non so, Krishna si è dovuto sottomettere e arrendersi anche alle Manjari. Now he is subject. This is not easy for the controller to become subject. E adesso lui è il soggetto. E non è facile per il controllore diventare il soggetto. And offer everything to the new object. Diamo la chiave dentro la, semplicemente per quel motivo. Cioè, non è che c'è, se non stai il microfono acceso. Io ho orecchio, lo sento. Pedro sta incominciando. Spegnete il microfono. Ciao, orecchio, lo sento. Ah! Scalda un po'. Ma sei morto? How sweet this is, huh? Com'è dolce tutto questo. One day to understand, it takes time. You have ci to go tempo. How to understand. But it takes time, slow but steady. Prabhupada said. Ci vuole tempo, non basta un giorno, però lentamente ma con costanza, come dice Prabhupada. Whole life we are wasting our time with controller. Abbiamo sprecato tutta la nostra vita ad essere controllori, a fare controllori.
So Chaitanya Charitamrita many people cannot understand. È per questo che molte persone non riescono a comprendere, non possono comprendere la Chaitanya Charitamrita. Srimad Bhagavat book or introduction, Prabhupada writing Chaitanya Charitamrita. Read that. Because you have to understand how to see. If you have no vision to see, you will never understand. Leggete l'introduzione perché avete bisogno della visione per vedere. Se non avete la visione, non potete comprendere. We have to see only absolute truth. Search for absolute truth. Sonam bonam. That is the goal of life. But noi we are watching to controller. Are they accept controller? Why you bother for that? Noi dobbiamo vedere e cercare la verità assoluta, il summum bonum. Non perché dobbiamo vedere il controllore? Accettatelo semplicemente, ma non dobbiamo vederlo. Brother, I've been out 7 to next day. Thank you very much. Good day. Suniti? Dadi Gurudev, we cannot see you. What happened, babe? I don't know your video. Yeah, dial. Dial. Yeah, I'm here. Always here. Actually, this is the beauty of Rasta. Today I am telling something, tomorrow I will say something. My status is very low. I say low thing. I will increase my spirit realization. I will say more higher thing. But start with this. Bene, domani avrò più realizzazioni, dice Gurudeva, e allora potrò dire di più. Domani. We can't wait, Gurudev. But you see, this is 100% fact that Krishna says he is a foreigner. He's a foreigner. Bello what che he never do in life. Che Krishna dica che lui è uno straniero. Radha Dasyam he no do. Nice. Lui non fa Radha Dasyam, non lo sa fare bene. Radha. My battery is very low. Dying my phone. Radha. Radha.